questo tipo di legno. Io di solito non faccio rullanti in legno perché ci sono tantissimi artigiani in Italia che li fanno. Però quando mi capita l'occasione di avere una partita di legni molto particolari, sperimento per capire come suona il legno utilizzato normalmente, non per gli strumenti a percussione, ma il larice è usato in liuteria di solito, accoppiato al metallo, in questo caso all'ottone. Io ho un amico, io vengo da Domodossola, da 30 km vicino a Domodossola, che sta costruendo uno studio appunto in questo tipo di legno, cioè tutta la struttura è fatta con un sistema di incasso dei travi di questo tipo di legno. Quando io sono andato da lui, mi ha fatto vedere questo progetto, ho notato che c'era del legno che era avanzato. E ho chiesto: ma scusa, tu di queste tavole, di questo legno, cosa ne fai? Guarda, mi è avanzato perché per la mia lavorazione abbiamo raggiunto quello che ci serviva. Se vuoi, prendilo, no? Ho detto: dai, volentieri, prendiamo questo legno e proviamo a fare un rullante. Io ho fatto una ricerca per capire se c'era in commercio un rullante in larice e non ho trovato nulla. Poi magari qualcuno a casa sua, nel suo garage, l'ha fatto, ma non è online. E ho fatto questo tipo di rullante, ne sono usciti 6. Il suono è particolare, cioè è da provare. Dopo comunque qui lo provate, è una serie limitata, nel senso che non è che non c'è più il legno di larice, non c'è più questo tipo di partita di legno. Il larice è un legno che può arrivare a costare 1000 euro al metro quadro. Quindi voi immaginate, un metro quadro di legno costa 1000 euro, stagionato, trattato in un certo modo. Si trova anche a meno, però magari di 2 mesi, cioè non si può usare un legno di 2 mesi di stagionatura per fare uno strumento, deve avere un tipo di stagionatura. Quindi di questa partita il legno non ce n'è più. Questa è la storia di queste edizioni limitate, che le faccio solo esclusivamente su legni particolari che magari altri artigiani per il momento non fanno. E dopo applico le meccaniche, quelle lì sono tutte meccaniche in ottone, fatte artigianali, quindi fatte una a una. Queste pinzette vengono fatte con una macchinetta, una a una, piegate una a una, forate col trapanino colonna, smerigliate sulla mola a disco che molti di voi avranno. Poi vengono trattate con un procedimento chimico naturale che prendono una certa ossidazione, che non è sempre uguale. L'ossidazione purtroppo naturale io non la posso controllare. Se voi prendete un pezzo di ottone, un pezzo di rame, voi, e lo lasciate fuori un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni, col passare del tempo cambia la tonalità di colore. Quella è l'ossidazione naturale. C'è un processo chimico naturale che, applicato al rame, questa è una batteria di rame, quella che avete sentito, misura 24, 12, 16. La cassa è vuota, non ha dentro nessun tipo di coperta, non c'è nulla. Su questo tipo di materiale la reazione chimica naturale dà questa tonalità, sull'ottone ne ha un'altra, perché ogni metallo reagisce in modo diverso. Quello, ad esempio, è un altro rullante in rame, stesso materiale, però ha una tonalità diversa. Cioè queste macchie naturali che vedete non possono essere controllate, perché è appunto una reazione che si ha immergendo il fusto in questa soluzione. Dopo un tot di periodo si crea questo processo. Poi viene fermato con una vernice protettiva molto sottile. Che compito ha questa vernice? La prima è quella di non fare macchiare dal sudore, se dovesse cadere sopra dell'acqua, di non fare macchiare lo strumento. La seconda è quella di fermare l'ossidazione, se no nel tempo questa ossidazione continua. Allora, quindi questa batteria abbiamo detto che è di rame, spessore 8 decimi di millimetro, quindi poi partite dal millimetro, è 2 decimi meno di un millimetro. Questa è in ferro galvanizzato, è un trattamento che nasce già così, la lastra è già fatta in questo modo, quindi si lavora già con questo tipo di finitura. Poi abbiamo il ferro, oppure l'acciaio,
è detto anche acciaio grezzo, perché l'acciaio inossidabile, quello che tutti noi conosciamo come acciaio inossidabile, non è nient'altro che il ferro, che poi viene trattato in un certo modo con dei passaggi lavorativi successivi, diventa acciaio inossidabile, che può essere trattato in questo modo, quindi con delle finiture lucide a specchio oppure satinate. Questo anche è acciaio inossidabile, è lo stesso tipo di materiale, lì ha una spazzolatura diversa, qui ne ha un'altra, cioè si può giocare molto sull'estetica per quanto riguarda i metalli. Poi abbiamo, questo è un rullante di bronzo, e poi abbiamo questo, ve lo faccio vedere che magari non si vede bene. Questo è un rullante di ottone che, sempre tramite quel tipo di ossidazione, ha preso questo colore. Quindi non possiamo, queste cose qui purtroppo, è come se fossero pezzi unici, perché comunque non è una vernice che viene calibrata e viene data a spruzzo sopra, è proprio una reazione chimica. La stessa cosa l'abbiamo sull'ottone. Allora, adesso vi spiego due tre cose per quanto riguarda la tipologia di costruzione di questi fusti. Allora, come potete vedere, i fusti non hanno il bordo ripiegato all'interno. Allora, innanzitutto vi dico che questo non comporta il fatto di tagliarsi o di tagliare le pelli, perché comunque vengono rettificati al tornio, vengono sbavati, non si rovinano le pelli. Perché questa cosa qui? Io ho fatto un casino di esperimenti, ho smontato tantissimi rullanti, come penso tutti i batteristi hanno fatto, e ho notato che il punto di superficie, il punto di appoggio di una pelle, proprio il contatto che si ha, si può notare anche se io appoggio un foglio di carta, il contatto della pelle sulla superficie del bordo è pari a un millimetro e mezzo. Se io prendo un fusto di 3 cm, di 2, di 4 mm, di 5, il punto dove appoggia è sempre ridotto rispetto allo spessore del fusto. Infatti su qualsiasi fusto bisogna fare i bordi, i famosi bordi, come li vuoi, inclinati a 30, 45, appunto perché la pelle o appoggia su una superficie ridotta o altrimenti non suona. Allora io mi sono chiesto, ma perché non provare a fare un fusto diritto, a trasmissione diretta, cioè io colpisco, genero delle vibrazioni che vengono trasmesse senza nessun tipo di ostacolo, cioè non ci sono ostacoli. Quindi quello che io creo percuotendo il tamburo va diretto alla pelle risonante e torna indietro. E ho provato a fare questi tipi di fusti.